Iscrivetevi sulla cucina di Raffi! Ciao a tutti! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in cucina con la vostra Raffi la grande e con il vostro bimbi. Oggi che cosa si fa di buono, ragazzi? Andiamo a fare dei buonissimi cornetti bicolore senza burro, soffici soffici, veramente buonissimi. Allora, che cosa aspettiamo a fare questa buonissima ricetta? Come già vedete nel bimbi ho inserito 13 grammi di lievito di birra fresco. Adesso su 320 grammi di latte io andrò a mettere il latte di soia. Se volete potete mettere quello di riso oppure quello parzialmente scremato, quello intero, quello che volete potete inserire. Dicevo, su 320 grammi di latte di soia ne andrò a mettere un 50 grammi per andare a sciogliere il nostro lievito. Ebbene, abbiamo inserito il latte di soia, adesso chiudiamo e mettiamo a 30 secondi, velocità 4. Ebbene, abbiamo sciolto il lievito, adesso possiamo inserire tutti gli altri ingredienti. Io sto inserendo una bustina di vanillina, inseriamo il rimanente latte che ho già detto prima. Questi cornetti sono anche senza uova, raga, a parte senza burro. 40 grammi di olio di semi, poi andiamo a inserire 100 grammi di zucchero di canna e poi andiamo a inserire 500 grammi di farina Manitoba. Fatto questo, inseriamo sempre il suo coperchio, il suo tappino e mettiamo a 2 minuti. Velocità 6. Ebbene, abbiamo ottenuto il nostro impasto, però l'ho diviso in due parti. A una parte dove c'è il bimbi andremo a mettere 10 grammi di cacao amaro. Inserito il cacao, adesso inseriamo di nuovo il suo coperchio e facciamo 30 secondi, mettiamo. Velocità sì. Ebbene, i due impasti sono pronti, adesso mettiamo pellicola e facciamo crescere per almeno un paio d'ore. Ebbene, ho ottenuto il raddoppio, guardate raga. Adesso prendiamo quello bianco e lo stendiamo. Ebbene, una volta che abbiamo steso quello bianco, adesso stendiamo quello nero. Una volta che abbiamo steso entrambi gli impasti, come già vedete, ho sovrapposto uno con l'altro. Adesso possiamo formare i cornetti. Quindi con una rondella andiamo a formare i cornettini. Bene ragazzi, abbiamo fatto i cornettini, qui ne è rimasto uno. Facciamo una riga al centro, pieghiamo sia uno che l'altro, tenete presente che sto con una mano, e poi andiamo ad avvolgere il tutto. E voilà! E il nostro cornettino è pronto. Adesso mettiamo il forno a 180 gradi, forno statico, e preriscaldiamo il tutto. Ovviamente prima di infornare li andiamo a spennellare. Io sto andando a spennellarli con un po' di latte di soia. Ebbene, il forno si è riscaldato, 180 gradi forno statico per una ventina di minuti. Ebbene ragazzi, i nostri cornetti sono pronti, guardate un po', guardateli, sono perfetti e sono sofficissimi. Adesso, come già state vedendo, li sto riempiendo con la Nutella. Ho inserito un po' di Nutella nella sac à poche con il beccuccio a stella. Sbuchiamo e andiamo a riempire. Ebbene ragazzi, abbiamo riempito i nostri cornetti, guardate un po', guardate, sono veramente morbidissimi internamente, guardate. E che vi mangiate senza uova, senza burro, sono leggerissimi, che vuol dire fa, sono veramente ottimi. Detto questo, non mi rimane che salutarvi, mangiarmi questo buonissimo cornetto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.